cristianesimo concepisce il dolore come pena per la colpa originaria, per il peccato originale. Partorirai nel dolore, dice Dio a Eva. E dopo lo recupera il dolore nella forma della salvezza, nel senso che il dolore costituisce una caparra per l'eternità. In questa maniera il cristianesimo si annuncia come la religione del dolore, della glorificazione del dolore. Non pensava così il mondo greco, il quale aveva dell'uomo una visione molto tragica, senza speranze ultraterrene. I greci pensavano che la natura nei confronti dell'uomo fosse tutt'altro che madre, ma bensì caratterizzata da una sorta di crudeltà innocente, nel senso che la natura vive della morte dei singoli individui, per cui l'uomo in quel breve spazio di vita deve procurarsi il massimo della felicità e quando sopraggiunge il dolore deve sostenerlo e reggerlo. Guardare in faccia il dolore, dice il greco. Quindi una visione completamente diversa. Goethe, commentando queste due diverse visioni del mondo, dice: se non avessimo mai conosciuto i capricci orientali, e nei capricci orientali naturalmente rientra anche la religione giudaica di origine semita, e prosegue Goethe, se Omero fosse rimasto la nostra Bibbia, l'umanità avrebbe in tal modo acquisito una ben diversa figura. E su ciò non c'è assolutamente da obiettare alcunché. Noi siamo figli della tradizione giudaico-cristiana, abbiamo perso invece la visione greca, dove il dolore non era da coccolare, non era da amare, non era da cercare, ma era semplicemente da reggere e sostenere. 4 anni dopo questa dichiarazione, Goethe scrive al suo amico Müller di compiangere i predicatori costretti a parlare senza aver nulla da dire, dal momento che l'oggetto delle loro prediche è costituito da un covone trebbiato da 2000 anni. Quindi Goethe oscilla tra un rispetto per il cristianesimo e al tempo stesso come un rifiuto dell'apologia del dolore. Ma c'è una seconda cosa da considerare. Nel momento che Dio si fa uomo, evidentemente le sorti di Dio vengono a coincidere con le sorti dell'umano e sotto questo profilo io considero il cristianesimo come il principio dell'ateismo, ovvero della dimenticanza della trascendenza di Dio, perché una volta che Dio si fa uomo è chiaro che il passo successivo è che l'uomo pensa a se stesso come Dio, come artefice della sua sorte, come ricercatore che attraverso i progressi della scienza cerca di provvedere, di ottenere da sé quello che un tempo era invece invitato a chiedere a Dio. E sotto questo profilo il cristianesimo ha operato una sorta di desacralizzazione del sacro. È infatti l'unica religione dove Dio non rimane nella sua trascendenza, ma si fa uomo. Una volta che Dio si è fatto uomo e per l'uomo ha patito, è morto e risorto, allora, anche se il linguaggio continua a parlare in nome di Dio, ciò che articola è in realtà la storia dell'uomo, quella che Goethe sempre definisce quella rupe bronzea contro cui i flutti del linguaggio teologico si infrangono, senza poterla mai sommergere se non per il respiro di un'onda. L'uomo dunque, al centro dell'universo. Nella metafora teologica di Dio che si è fatto uomo, perché ha risolto in vicenda umana il sacro a questo punto viene desacralizzato e Dio perde irrimediabilmente la sua trascendenza.